Una nuova legge per ARPA. Intitolata ad Eco, la biblioteca della regione. Sopralluogo al nuovo grattacielo. In apertura della seduta del 20 settembre, il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio per ricordare il Presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, recentemente scomparso. L'Assemblea ha poi approvato la delibera per il miglioramento dei pozzi irrigui. In mattinata l'assessore allo sviluppo economico ha svolto una comunicazione in aula sulla situazione del consorzio Eurofidi, su cui si è aperto un ampio dibattito. Il Consiglio ha poi approvato la nuova legge su ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, e la delibera per intitolare la biblioteca a Umberto Eco. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il 20 settembre la legge di riforma di ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, sostituendo integralmente la vecchia normativa e intervenendo su tutti gli ambiti: funzioni, organizzazione, dotazione organica, finanziamento e disposizioni transitorie che accompagnano il passaggio al nuovo regime. Il provvedimento è stato anche coordinato con la nuova disciplina statale, approvata con la recente revisione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente. La Regione Piemonte, prima in Italia, recepisce la nuova legge nazionale in merito. Sicuramente una delle novità da sottolineare è quella dei livelli essenziali di prestazione, i famosi LEPTA, che definiranno con chiarezza le funzioni e le competenze dell'ARPA e che saranno recepiti in una carta dei servizi, che darà chiarezza ai cittadini sul chi fa che cosa e soprattutto indicherà, accanto alle funzioni obbligatorie, anche il loro necessario finanziamento, evitando quindi di trascurare mansioni importanti o magari di fare azioni che non sono così indispensabili per l'ambiente e il territorio piemontese. La posizione del gruppo di Forza Italia sostanzialmente è contraria. È stata fatta una legge all'acqua di rose, noi abbiamo presentato 13 emendamenti nel merito, diciamo così, volevamo indicare qualche binario su cui si potesse operare, che era quello dell'aspetto consultivo, dove ARPA è importante più che sull'aspetto repressivo, sull'aspetto consultivo e soprattutto anche sul fatto che potesse essere comunque una legge in qualche modo di riferimento preciso eventualmente per gli amministratori, cioè quantomeno potesse diventare l'ARPA un elemento di riferimento preciso. Ecco, questo diciamo non è stato accettato e quindi come tale noi riteniamo che alla fine veramente sia una legge inutile. Ecco. L'Assemblea regionale ha approvato il 20 settembre la delibera che intitola alla memoria di Umberto Eco la biblioteca della Regione Piemonte di via Confienza 14 a Torino. Il documento proposto dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale è stato approvato all'unanimità. L'intitolazione della Biblioteca della Regione Piemonte Umberto Eco è una testimonianza che questo Consiglio ha voluto dare all'opera di un uomo e di un intellettuale straordinario. Umberto Eco resterà nel futuro e resterà nei secoli. Mi piace pensare che con questo voto noi abbiamo in qualche modo pensato di accompagnare la memoria di Umberto Eco nel futuro e quindi in una dimensione storica, ma credo che sarà davvero lui a portare noi in questo futuro e in una storia che ci auguriamo possa essere coerente con i valori e con gli insegnamenti che quest'uomo ha dato. La prima commissione ha svolto il 19 settembre un sopralluogo al cantiere del nuovo Palazzo Unico della Regione. Con l'assessore competente erano presenti consiglieri di maggioranza e di opposizione. L'assessore ha espresso un cauto ottimismo sulla ripresa dei lavori. La Commissione ha preso visione dello stato delle strutture e dei lavori sulla viabilità circostante. Al momento i piani sono praticamente terminati e mancano soltanto alcune rifiniture. Stanno proseguendo i lavori per la stazione di metropolitana e sta per concludersi la bonifica del terreno sottostante inquinato dalle lavorazioni di cromatura auto che vi si svolgevano negli scorsi decenni.